Io sarò molto breve perché oggi è un momento importante per le Agli e quindi indipendentemente, le Agli sono come il Comune di Roma, come le amministrazioni, no? Indipendentemente poi da chi c'è, passano ma restano, resta il bene, resta il bene comune. Vi dico io cosa penso di Christian e vi dico io, visto che fanno tutti i giornalisti spesso e volentieri delle domande su Christian, Christian mi ha fatto, ci sono persone che ti fanno nascere, no? Ciascuno ha un padre che ti genera, ciascuno ha, no? Quindi mio padre, devo ringraziare mio padre e mia madre per il dono della vita. Poi ci sono persone che ti danno l'opportunità di fare altre nascite nella vita. Christian mi ha dato l'opportunità di nascere nelle Agli, nel senso che io e lui ci siamo conosciuti nel 2001, quando io ancora non avevo i sandali, e proprio nel viaggio, nel 2002 anzi, proprio nel viaggio a Gerusalemme ci siamo conosciuti. Christian mi ha detto, ma perché non fai un circolo Agli? E da lì, dal basso, un circolo oltre il naso che ancora è vivo, c'è anche il nuovo presidente Emiliano Paris adesso, da un piccolo circolo, oggi mi ritrovo qui anche emozionato a portare i miei saluti come assessore. Questo perché la fantasia di Dio è veramente molto più ampia della nostra. Ed è molto più grande, quindi io devo ringraziare e sarò grato a Christian non solamente per la mia nascita aglista, ma per aver dato un senso anche alla mia vocazione di cristiano. E non è una cosa da poco, perché questo tra amici è una cosa che mi ha segnato e mi segnerà per tutta la vita, perché ha dato un senso, ha dato un orizzonte a tutto quello che anche oggi mi trovo a vivere, quindi per questo lo ringrazio veramente. Oltre ad essere un amico però è anche un grande presidente. Io l'ho detto quando l'ultima volta che ho parlato alle Agli di Roma non è andata benissimo perché sono quasi svenuto dall'emozione e me ne sono andato via in lacrime, non so se ricordate. Spero che oggi andrà meglio, ma diciamo ho iniziato, insomma, bene o male, c'ho il batticuore ma meno rispetto al solito. Quando sono andato via ho detto Christian sarà un presidente molto migliore di me perché riuscirà a concretizzare le cose che noi abbiamo avviato. Io mi permetto di dire, lo dico qua davanti a voi, che tutto questo si sta verificando, nel senso che io ho avuto il ruolo per le Agli di Roma di gettare il sasso oltre l'ostacolo, di seminare, di spingere sull'acceleratore in un periodo molto difficile, grazie a quella parola, alla speranza, grazie alla prima parola del nostro congresso, perché venivamo da 4 anni di commissariamento e non sono facili riavviare i rapporti e tessere nuovamente le fila dopo 4 anni difficili. Grazie alla speranza, grazie a un gruppo di persone, vedo qui Loredana, Francesco Olivieri, Marco Mencaglia, grazie a un gruppo di persone abbiamo creduto che si potesse mettere il cuore in un'associazione che aveva delle difficoltà. E nelle Agli abbiamo sperimentato una cosa che dovremmo insegnare a tutti, che il dialogo intergenerazionale è possibile, che non è vero che c'è una dicotomia e c'è una rabbia tra giovani e adulti, tra giovani e persone più anziane. Nelle Agli noi abbiamo sperimentato che si può lavorare insieme, anzi, che grazie agli adulti, grazie agli anziani che sono la storia, che sono le radici, è possibile per noi ed è stato possibile oggi trovarci qui con questo livello incredibile di crescita. Christian lo raccontava, di numeri impressionanti. È bello questo. Questo è una gratificazione oggettiva ed è una gratificazione che non dobbiamo semplicemente ai presidenti che sono solo degli strumenti, ma che dobbiamo veramente a tutte le persone che quotidianamente fanno il bene delle Agli nei circoli, nelle associazioni specifiche, nei servizi. Abbiamo bisogno delle Agli, lo dico io oggi da quest'altro punto di vista. Abbiamo bisogno delle Agli perché abbiamo bisogno innanzitutto di mettere vino nuovo in otri nuovi. In questo momento in cui, come diceva anche Christian, nella sua relazione è bellissima, è molto densa, molto profonda, c'è una grande difficoltà, c'è una grande crisi, adesso è il momento di spingere sull'acceleratore e di rompere alcuni schemi. Io dico che era un titolo profetico che oggi ci porta a vivere questo momento con quella idea. Oggi è il momento di scompaginare quella stagnazione, oggi è il momento di mettere vino nuovo in otri nuovi. E le Agli, indipendentemente poi dalla mia persona, ma abbiamo bisogno anche di persone che si sentano chiamate in causa e che diano il loro contributo per il bene comune. E mi piace dirlo, oltre gli schemi ormai logori di destra e di sinistra, di moderazione
o di schemi ormai triti e ritriti, parole ormai vuote di significato. C'è bisogno che ciascuno si prenda a cuore e sappia che ciascuno deve dare il proprio contributo per quanto riguarda il bene comune. E poi, Cristian, la profezia delle Agri in questi anni, Granelli di Senapa, che è diventato un progetto anche a livello nazionale e che è diventato, lo dico con orgoglio, un progetto anche del Comune di Roma, nel senso che indipendentemente poi dalle Agri, da quell'esperienza sono stati mutuati i bandi per i corsi pre e post matrimoniali, perché abbiamo visto che funzionava, abbiamo visto che mettendo in rete le famiglie si poteva fare qualcosa e quindi quell'esperienza vissuta in un'associazione è diventata poi una proposta per la città. E ancora il GP2, il pub, il modo di stare insieme per i giovani, ancora il discorso del GASF che è stato detto. Però vi dico io una raccomandazione, una richiesta. Da assessore alla famiglia, all'educazione giovani, chiedo in ginocchio alle ACLI, alle famiglie delle ACLI, di far sentire la loro voce, nel senso che tante volte la famiglia viene bistrattata perché non riesce a far sentire realmente la propria voce. Le famiglie sembrano assenti perché uno non riesce a percepirle, perché le famiglie indipendenti non sono come i sindacati o non sono come alcune categorie che possono fare scioperi. La famiglia non può scioperare, non puoi smettere di dare da mangiare a tuo figlio, non puoi non accudire tua nonna anziana che vive in casa con te. E in tal senso chiedo alle ACLI di far sentire la loro voce e di far sentire la loro forza. Dobbiamo passare, e ho concluso, grazie anche a questo tema di questo nostro congresso, dalla indignazione che abbiamo visto in questi mesi, dalla rabbia dell'indignazione che può pervadere ciascuno di noi, a un'attenzione di speranza, che è la non rassegnazione. Se noi riusciamo a passare dall'indignazione alla non rassegnazione, riusciamo ad andare oltre alcune dinamiche difficili che oggi riusciamo a vivere, e se le Agri riescono ad essere veramente delle antenne che rompono le scatole anche alle istituzioni, che danno anche il loro contributo in termini valoriali, ma anche in termini di persone da impegnarsi, così come sto facendo io, così come è necessario oggi, io sono convinto che il momento di crisi che stiamo vivendo, come diceva appunto anche Cristian all'inizio, sarà un momento diverso, sarà un momento...